Ciao Desvideo, oggi vi parlo di It, film che ho visto ieri sera. Non guardate questo video se non avete ancora visto il film, perché non vorrei farvi degli spoiler. Mi raccomando, lo guardi solo chi ha già visto il film. Ho fatto anche questo video perché mentre uscivo dalla sala sentivo i commenti della gente intorno a me. Sapete come succede in sala, mentre stai uscendo senti un po' i commenti degli altri, e sentivo diversi ragazzi un po' che si lamentavano un po' del fatto: ma non mi ha fatto paura, non l'ho trovato terrificante, questo non è orrore orrore. Beh, tutto questo accade perché nella campagna pubblicitaria del film dappertutto si tiene a far spiccare questo valore orrorifico, terrificante del film. Ma It non è solo questo, non è mai stato solo questo. Anzi, io penso che gli aspetti di forza del film siano tutto il compendio delle varie tematiche che affronta, dal bullismo, i difficili rapporti tra genitori e figli e la violenza, i traumi infantili che ti segnano. Quindi It non è solo un horror, ma è per lo più un racconto di formazione, dove si assiste all'evoluzione dei personaggi verso l'età adulta e quindi principalmente la loro crescita e maturazione. It assume le sembianze di ciò che terrorizza di più i ragazzi, no? I protagonisti della storia, che impareranno che quando sono uniti saranno più forti per sconfiggere questa entità. Ma è un po' una metafora, no? Perché ragazzi, quando uno ha una determinata paura e ha intorno a sé degli amici che gli fanno forza, che lo aiutano, che gli vogliono bene, ebbene sì, siamo più forti noi, magari riusciamo a vincere la paura anche grazie a loro. Quindi è tutto metaforico, simbolico. E tutto il discorso di questa amicizia è trasmesso veramente, veramente bene dal film in tantissime sequenze. Se da un lato troviamo l'incubo di un pagliaccio spaventoso che può cambiare e trasformarsi in diverse sembianze, dall'altro lato abbiamo l'incubo reale che può essere l'adolescenza. Pensate alla ragazza nel film che ha il genitore violento, ma pensate anche semplicemente anche solo alla paura di confessare il proprio amore verso una ragazza e di baciarla per farle capire che vi piace, ecco. Il regista ha voluto ambientare la storia nel 1989, mentre nel romanzo era nel 1957. A mio avviso questa trasposizione è stata ben riuscita, poi vedevi nelle varie camere i poster di film tipo i Gremlins, oppure al cinema vedevi che c'era Arma Letale 2, oppure Nightmare on Elm Street, quindi Nightmare 5, c'era il 5. Poi c'è Finn Wolfhard che gioca Street Fighter, poi ci sono certi vestiti, certe pettinature, quindi fatto bene. E anche il look della fotografia era perfettamente in tema. Ottima scelta degli attori, Finn Wolfhard, che l'avevamo già visto in Stranger Things, qua ci fa ridere come dei pazzi con le sue battute, con la sua queste battute molto sfondo sessuale, ma davvero davvero divertente. E poi ragazzi, l'attrice che fa Beverly Marsh, Sophia Lillis, ma dove l'hanno trovata? Ah, che occhi, che... cioè, bellissima! Veramente bella. No, brava, 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 però anche una gran bella ragazza, dai, diciamo. E mi è divertito troppo quella scena che c'è la sequenza al fiume, che ci sono i ragazzi che la vedono lei distesa, che la osservano, poi a un certo punto lei si alza e tutti fanno finta di niente, no? Bellissima. Ma molte sequenze sono molto belle, anche quando tutti insieme puliscono il bagno a casa di Beverly, ma ce ne sono veramente tantissime. E mi sono piaciute diverse soluzioni registiche, inquadrature, che mi ricordavano un po' il Sam Raimi dei primi tempi, no? Dei primi film, quindi molto carino. I ragazzi scelti erano carismatici, anche per esempio il ragazzo grassoccio, ma tutti, anche già quello che con le finte malattie, diciamo, cioè quello asmatico che gli avevano dato le medicine, che erano tutti dei placebo, ma tutti, li ho trovati tutti in parte, veramente. Se devo dire la cosa che mi è piaciuta un po' di meno, e non picchiatemi, ma per me è stato proprio le sembianze del pagliaccio, diciamo.
ma questo non lo imputo a una colpa di Bill Skarsgård, però il Tim Curry che c'era nella miniserie degli anni 90, che è una miniserie che c'era in due parti, ragazzi, c'aveva una mimica facciale, un'espressività, lui era solo ricoperto con un po' di trucco, ma questa sua espressività aveva dato una gran forza a questo personaggio che è diventato iconico, no, diciamo. E secondo me in questo film è un po' più statico come espressività facciale, diciamo. C'è più lavoro di computer grafica, di effetti speciali, ma ricordiamoci che per trasmettere paura, inquietudine, non serve sempre ricorrere a questi artifici, perché per esempio un Jack Nicholson nelle parti finali di Shining è già un po' di inquietudine che trasmette qui, quindi non lo so, quindi è appena un po' la cosa che mi piace un po' di meno del film, diciamo, però veramente per tutto il resto veramente mi è piaciuto davvero tanto. Anche perché questa cosa che ho detto del pagliaccio è solamente un gusto personale, cioè alla fine uno piace più di un modo, uno piace di un altro, ognuno ha i suoi gusti. Devo dire, aspetto veramente adesso, dopo aver visto questa prima parte, questo capitolo 1, che proprio si chiude il film che viene la scritta capitolo 1, vedrò molto molto volentieri la parte 2 e nella seconda parte vedremo i ragazzi in età adulta, quindi è interessante, il film è venuto fuori davvero un bel film. Questo è il mio punto di vista. Cosa ne pensate voi? Scrivetemelo nei commenti. Ciao da Svideo!